Salvezza raggiunta per questa Val di Sieve dopo un'annata molto difficile, però contro Certaldo e nelle ultime partite è arrivata una prova di forza e mentale di tutta la squadra. Sì, abbiamo avuto un periodo difficilissimo in cui non riuscivamo mai a vincere, soprattutto fuori casa, però abbiamo dimostrato comunque di avere carattere. In queste ultime quattro siamo stati bravi, abbiamo vinto due partite di fila in trasferta dove veramente facevamo fatica, quindi tutti i compagni sono stati veramente bravi, anche quelli che hanno giocato meno durante la stagione in queste ultime partite sono stati fondamentali. Ecco, partita un po' della commozione per alcuni addii e per comunque anche probabilmente il tuo saluto dopo già due mesi molto difficili in cui vivevi a Milano e venivi tanto qui per le partite, quindi ecco un saluto alla Val di Sieve. Sì, io ho fatto questa scelta comunque lavorativa e sono andato a lavorare a Milano, quindi negli ultimi due mesi mi sono allenato praticamente niente e dopo 9 anni sicuramente il prossimo anno lascerò questa squadra. Però io ho già detto che continuare a giocare a basket continuo, fra 2 anni può darsi che ritorno a Firenze, per cui non darei per forza per conclusa definitivamente l'avventura con questa squadra. Poi ci sono dei rumors in cui i commissioner dell'All-Star Game avrebbero già pagato il rimborso spese per il Frecciarossa, per l'All-Star Game, quindi mi mettessero anche la partita di venerdì sera, sarebbe perfetto.